Ciao a tutti ragazzi, sono sempre il vostro amico Ferri95Vita, vi parlo del canale Tecnica di Game. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un mio nuovo video. Oggi ragazzi vi porto un altro video dedicato alle carte Pokémon, ovvero il video intitolato, come potete leggere dal titolo qui sotto, per veri collezionisti parte 4. E niente, oggi sono andato dal mio collezionista, come al solito ragazzi, e mi sono preso un bel mazzetto di carte che vi mostrerò. Più sono carte più che rari, sono introvabili, ecco ragazzi. Sì, sono sempre rari, però sono introvabili. Cioè, il prezzo non è elevatissimo, però comunque sono da introvabili, ecco. Mazzetto è piccoletto, ragazzi, perché anche Federic non c'ha tutti sti soldini, ecco. E quindi ve le mostro subito, ragazzi. Sono questo. Iniziamo subito con Vileplume. Speriamo che la mia telecamera metta a fuoco. Vileplume, Holo, tutte mint ragazzi di Expedition. Sì ragazzi, non troveremo carte come set base, jungle, fossile, neo, ma troveremo tutte da Expedition a Skyridge, anche se di Skyridge non ce n'è manco una. Però comunque c'è Aquapolis. Guardate che bellezza, la bellezza di questo Magby ragazzi, stupendo. Troviamo questo Gengar, che non mi piace in per sé l'immagine, non è tanto bella. Troviamo Machamp, che avevo in versione non holo, ma ora ce l'ho anche holo, bene. Abbiamo questo Skarmory di Expedition, ragazzi. Carta veramente stupenda, questa è in inglese, perché in italiano non ce l'aveva. Iniziamo con Aquapolis. Come potete vedere, oltre a Gengar ci sta anche questo, che c'ha lo stesso artwork, ma non è bellissimo, ragazzi, ecco. Troviamo questo Magneton, che questa è una carta veramente non so ragazzi come spiegarlo, comunque guardatela, studiatevela un po' perché è veramente simpatica come carta, date? Sembra che sta dentro una centrale elettrica, non lo so. Comunque Blissey che si nasconde dietro le fratte. E poi niente, colleziono anche le promo ragazzi, quindi ho deciso di prendere anche questo Dark Persian. Come potete vedere c'è l'occhio di Giovanni dietro con il naso. Non so se si vede bene ragazzi perché la mia telecamera fa un po' schifo e non può mettere a fuoco bene. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Non vi ho portato chissà che, ma alla prossima vi porterò delle carte veramente stupende, perché devo acquistare anche delle giapponesi, delle neo giapponesi ragazzi, di Destiny e di Revelation. Quindi ragazzi, aspettatevi la parte 5 di questi fantastici video solo per veri collezionisti di carte Pokémon. Tutte queste carte, ragazzi, andranno nel mio album da collezione, che è questo qua. Questo fantastico album, ragazzi. Come potete vedere da qua, è veramente molto pieno. Come vedete, questo prima era sottile così. Questo è un album di quelli là elastici, no? Quindi, ragazzi, album. Queste qua andranno tutte in questo fantastico album. Che farò il video a breve dove ve le mostrerò un po' tutte. E poi lo aggiornerò man mano. E niente, ragazzi, per questo video è tutto. La VS vi saluta e vi dice di commentare, mettere pollici in su, iscrivervi, io ricambio sempre, passate sulla pagina Facebook, vabbè, sempre le solite cose, bella!